Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, oggi è giovedì 18, non fate caso alla mia faccia perché oggi ragazze è giornata di rinite allergica allucinante, quindi non ci fate proprio caso perché ho gli occhi così piccoli, mi sono svegliata proprio con un cerchio alla testa, ho starnutito tutta la notte e meno male infatti che oggi alle 3 ho l'appuntamento dall'allergologo perché io sono stata molto un po' irresponsabile in questo senso qua perché non ho mai fatto prove allergiche, ma anche perché la gestivo abbastanza bene, solo che l'ultimo periodo, ragazze, non la sto più gestendo. Poi da poco ho fatto finalmente la visita dal gastroenterologo. Devo fare un po' di analisi, di controlli, tra cui il breath test, il test di intolleranza al lattosio, perché poi con la situazione di mamma non avevo fatto più un bel niente, sinceramente. Allora, io praticamente, sono da Happy Casa perché vi spiego, domani è 19 ed è il compleanno di Asia. Naturalmente, con le disposizioni Covid non possiamo portare la torta o chissà che cosa a scuola, infatti non è che vado a fare feste perché faremo qualcosa in casa. Praticamente a scuola ho comprato delle crostatine, le semplici crostatine del Mulino Bianco che sono comunque imbustate singolarmente, verranno distribuite a tutti i bimbi e in una crostatina. Metterò, infatti sto andando a cercare praticamente il numeretto 5 anni. In una crostatina metteranno la candelina col numero e simbolicamente la faranno soffiare ad Asia. Poi vi farò vedere dopo, li ho comprato in un negozio di cinesi, un cerchietto con scritto buon compleanno con 5 candeline. Insomma, questo è un vlog di organizzazione un po' del compleanno di Asia che non sarà chissà che cosa, però ci tenevo a condividerlo con voi. Quindi adesso entro da Happy Casa sperando di non fare danno e di non comprare altro. Nello scorso vlog vi ho fatto vedere il regalo che gli ho preso, adesso vediamo se riesco a comprargli qualcos'altro. E niente, ragazze, quest'anno è così, naturalmente non si possono fare grandi festeggiamenti, ma comunque ci tengo che la bambina festeggi in qualche modo con i compagnetti. E niente, poi ci aggiorniamo in questo vlog perché appunto alle 3 andiamo insieme dall'allergologo e vedremo finalmente a cosa sono allergica, anche se lo immagino perché essendo Adele uguale identica a me. Anche se la verità la terapia che ha fatto l'ha aiutata tanto, credo sicuramente agli acari, però devo comunque rimettermi un attimo in sesto perché ci sono cose che magari sono aumentate a causa dello stress e lo stress è una brutta bestia per le questioni di salute, però è un attimo di pausa per me e quindi voglio fare un po' il punto della situazione. Niente ragazzi, quindi seguitemi anche in questo vlog e ci aggiorniamo direttamente più tardi. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Vinci quell'importo. E quindi? Non dire parolacce. Niente, perché uno è 10.000, l'altro è 10, quindi. Non abbiamo vinto. No, non diventiamo turisti per sempre. Ma no, è scritto lavora Stavi per per dire una parolaccia, maleducato.
Io questo ragazzo. Nei commenti di YouTube. Non ve lo faccio mai vedere nei video. Se una parolaccia si può dire ogni tanto, perché sennò. Perché dice le parolacce. Cosa vuole Luna? Luna? Cosa c'è? Sì. Cos'hai fatto stanotte? Cos'hai fatto stanotte? Allora, la signorina, ho lasciato una busta con delle cose, delle ciotole di ceramica che dovevo portare da mia mamma davanti all'entrata. E questa signorina ci ha pisciato dentro. Vero? Vero? Sì, tu la colpevole, perché Mittel queste cose le faceva quando aveva ancora i gioielli di famiglia. Tu invece cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Eh? Mi vuoi pisciare tutta la casa? Brutta monellaccia? Mm? Questa signorina tra poco ha l'operazione e va sterilizzata perché sta un pochettino impazzendo, soprattutto la notte. Perché miagola? Cioè, miagola continuamente. Poi io tento ogni tanto di mettermela nel letto. Naturalmente non dentro le lenzuola, ma con Mittel poi iniziano a litigare, non si riesce a dormire. Eh sì, di te sto parlando, Luna, sei colpevole? Vabbè, comunque speriamo che succeda un po' come è successo a Mittel, che dopo che l'ho castrato si è un po' calmato, perché lì adesso è in quella fase in cui distrugge tutto. Distrugge tutto e distrugge anche un'altra cosa la notte. Vero? Monella. Eccoci qua, sono appena tornata e naturalmente ho fatto un po' di danno, neanche più di tanto, mi sono trattenuta, ma sono andata all'Auchan e sono entrata da Tezenis perché devo fare uno spoglio un po' dei miei pigiami, perché la verità molti sono rovinati, sono vecchi, quindi li devo togliere. Vabbè, prendetevi questa scusa per lo shopping compulsivo di stamattina, ma da una parte è anche vero. E ho comprato questo pantalone tipo per stare a casa, pigiama comunque, con i polsini alla fine della gamba, l'elastico molto semplice, rosa chiaro con queste scritte, e ci ho abbinato una maglietta semplice a V. Questo veniva 12,99 euro, mentre la maglietta veniva 7,99 euro, così anche per stare in casa ho un pigiama o comunque un completo. Poi per Cristian ho preso queste due magliette perché dobbiamo fare lo spoglio delle magliette intime, perché ne ha tante vecchie, e delle magliette di cui lui si lamenta, comprate da Zara, che dice praticamente che il cotone non è buono. Da Tezenis quindi ho preso queste due, che non avevo mai visto sinceramente, ma sicuramente perché non le ho mai notate io, e sono delle magliette a manica corta, girocollo, che hanno questa thermal action, venivano 9,99 euro l'uno e sono praticamente cotone grosso e dentro è un po' felpato. Ho preso due taglie M e adesso vediamo se al signorino gli andranno bene. Dopodiché ho comprato questo libro, sempre un po' come regalo per Asia, ma insomma alla fine le cose le usano tutti e due, quindi è un regalo per tutti e due le bimbe, perché questo qua, la versione numero uno di questo libro, le fantafiabe di Louis e Sophie, perché anche mie figlie sono fissate con i Me contro te, l'avevano vista ad Aurora mia nipote e si erano divertite tantissimo a leggere delle storie, anche perché Adele è nella fase in cui sta imparando a leggere lo stampato minuscolo, quindi secondo me è un buon libro che la stimolerà tantissimo, proprio perché sono dei Me contro te per leggere, perché praticamente io l'aiuto, leggo magari le prime frasi, poi mi blocco e legge lei, e adesso ci stiamo divertendo così. Questo libro delle fantafiabe veniva 16,90 euro. Dopodiché mini allestimento per domani a scuola, ho comprato, come avete visto da Epicasa, che erano oltretutto in offerta, questi piatti stile unicorno, ce ne sono 8, quindi sono 21 in classe
ne ho preso 24. Poi ho preso della stessa serie questi tovaglioli, della stessa serie i bicchieri sempre con l'unicorno e poi il numeretto, poverina, numero 5 da mettere dentro la crostatina Mulino Bianco. Poi ho comprato questi tappi dosatori perché si è rotto il tappo della mia oliera comprata sempre da Epicase, quindi metterò questo, se no mi viene male utilizzarla. E poi, che venivano pochissimo, 1,69 euro, i ricambi dei pennarelli della Succio di Adele perché ha finito dei colori e quindi li devo sostituire con questo. Eccoci qua, ragazze, pronta per andare dall'allergologo. Ho appena parcheggiato, sono tornata a casa, ho messo un po' a posto, niente di troppo accurato, diciamoci la verità. Abbiamo pranzato con Cristiana. Cristiana adesso va a prendere le bambine tra poco. E io vado a farmi pungere dall'allergologo e ci aggiorniamo più tardi, così scopriremo almeno in parte cosa mi fa allergia. Quindi a più tardi. From all my slip-ups and mistakes, and I'm just pointless without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end things like we did. I'm sorry for all those promises I made you that I couldn't keep. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to? Why don't we go back to? You bet. Allora, cos'hai scelto, Asia? Fai vedere. E anche il cellulare. Fai vedere. Cellulare. No, non è un cellulare quello lì, amo. Credo che sia per scegliere le musiche, per cantare. Quindi regalo numero uno e poi naturalmente ne ha approfittato anche Adele a scegliersi qualcosa. Lo Sbavato. sa chi è che l'ha sbavato, Asia? Asia. Allora, Adele naturalmente fissata con Dragon Trainer, quindi draghetto bianco, furia bianca. E fai vedere questo. Adesso apriamo tutto. E poi sdentato in questa scatoletta, però c'è anche un altro. No, non ce la fa, non sta più nella pelle. Guarda, attenta, mo, che ti fai male. Ti aiuto io ad aprirli. No, ce la faccio io da Ce la fai sola. tu? Allora, ragazze, siamo appena tornati a casa. Le bambine stanno giocando con i loro giochi. Io vi faccio vedere i residui della prova allergica. Praticamente sono risultata allergica agli acari e al pelo del cane, ma grazie a Dio mi ha messo la crema e adesso sono rimasti solo i puntini degli aghi. Quindi finalmente ho capito, ma già sapevo che ero allergica e mi ha dato una terapia da fare per alleviare comunque i sintomi e per migliorare la situazione. Sinceramente mi ha proposto il vaccino, ma valuterò se farlo perché, cioè, ho intenzione di farlo, ma non adesso, perché comunque sia voglio fare questa terapia e vedere un po' se riesco a controllare un po' la situazione generale, perché a volte diventa veramente fastidioso stare a starnutire, avere il naso che cola e soprattutto avere gli occhi con una congiuntivite fissa. Same way.
Tanti auguri, amore. Adesso lo mettiamo. Oh, no. This one ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. Vedere cosa c'è in testa. Questo lo devi portare a scuola, buon compleanno. Bellina. Quanti anni hai fatto, Asia? 5. Guarda, 1, 2, 3, 5. E vabbè, così e siamo. Così. 5, che grande. 2, 3, 4, 5. Ma se tu hai fatto così per far finta che non avevi scritto, non di 1. Allora ragazze, buongiorno, oggi è finalmente il 19, il compleanno di Asia, le abbiamo portate adesso a scuola, naturalmente ho portato tutto quello che ho comprato ieri, crostatine eccetera eccetera. Adesso io sono in fase di starnuti perché ieri l'allergologo mi ha dato quei medicinali ma non ho fatto in tempo ad andare a prenderli, quindi fazzoletto in mano. Alle 11 devo andare a ritirare la prima torta di Asia che utilizzeremo oggi a casa di mamma, mentre ce ne sarà un'altra da ritirare domenica per andare in campagna da mia suocera. E niente ragazzi, mi devo fare una doccia, adesso mi faccio il caffè, doccia e poi esco per fare queste ultime commissioni. Ecco qua la torta, è andato Cristian a ritirarla perché io stavo pulendo e adesso la apro e ve la faccio vedere, ma devo appoggiare la fotocamera, se no faccio danno e rompo qua. Eccola qua, semplice, con un unicorno, dato che mia figlia ha la fissa degli unicorni da un po' di tempo a questa parte, è da un chilo perché ne ho ordinato, come vi dicevo, una per oggi e una per domenica. Quella di domenica è un pochettino più grande, 1,5 kg, questa invece è da 1 kg. Buon pomeriggio signorina, che sei tornata adesso da scuola? Ti hanno festeggiato, amo? Sì. Sì? Sì. E adesso dove dobbiamo andare? Da nonna Rosa, i regali. Per i regali e per festeggiare? Con la torta. Con la torta, con nonna Rosa. Sì. Ti sta aspettando nonnina, lo sai? Perché io voglio andare, voglio tutto, ma noi cambiamo. Adesso lo togliamo, amo, adesso lo togliamo. Aspettiamo che arriva Adele e poi andiamo, ok? Lo sai dove mi gratto? Qua. Ma no. Vabbè, amo. Qua. Adesso... Dove c'è Cecetto? Ma... Cecetto? Dove c'è Cecetto? Perché qua ci sono zanzare. Le zanzare? Amo, lo so, tu quando c'è un po' di prurito, secondo te sono le zanzare. Resisti un altro po', ma lo vuoi togliere questo cerchietto? Mm? No. No. Va bene, amo. Va bene, andiamo Adele a casa di nonna? Sì, Lunetta. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Asietta, tanti auguri a te. Sofia, mo, Sofia, brava! I think that now's
waste of time. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I gotta run. We're gonna have a lot of fun. And spending this summer alone. Hey! I'm coming home. Buongiorno a tutti. Noi dal compleanno non abbiamo più registrato niente e stamattina è già lunedì. Verasie, cosa stai facendo? Le smorfie al cellulare. Allora ragazze, niente, stamattina allora, vi faccio un riassunto velocissimo perché abbiamo un appuntamento io e la piccola Asia qua dietro. Asia si è divertita, nel senso non ha fatto chissà quale grande festa, però ha festeggiato alla grande il suo compleanno anche ieri in campagna, come vi avevo detto. E niente, adesso siamo in un posto, in un ospedale diciamo, per fare una visita che ci stiamo portando dietro dall'anno scorso, ed è una visita inerente un po' alla logopedia, diciamo così, ma vi racconterò più tardi. E niente, sono le 8:50, noi abbiamo appuntamento alle 9, dopodiché sicuramente andremo al supermercato a prendere un po' di frutta. E niente ragazze, quindi ci aggiorniamo dopo per la fine diciamo del vlog, che sta durando un po' troppo, vero amo? Ciao, a dopo. Buon pomeriggio ragazze, ormai per me sono le 4. Sto andando a farmi un bel caffè perché sinceramente adesso mi sono messa sul divano a riposarmi un po' e le bambine stanno guardando YouTube, giocando al tablet, queste cose qua. Vi spiego, stamattina siamo andati, intanto ho acceso la macchinetta del caffè, stamattina siamo andati a quella visita con Asia che riguarda un po' un probabile inizio di logopedia. Praticamente nel 2019 Asia è entrata alla scuola materna e aveva difficoltà ancora a parlare e la pediatra mi aveva semplicemente suggerito di fargli fare una visita neuropsichiatrica di controllo. Come ben allora avevo chiamato, mi avevano dato appuntamento ad aprile perché poi queste cose vanno per le lunghe, e poi è successo quello che è successo, pandemia, ci hanno chiuso. È praticamente saltato tutto. Sta di fatto che a distanza di un anno, io comunque l'avevo già fatta controllare la bimba a livello privato e mi era stato detto che comunque aveva migliorato tantissimo per quanto riguarda la parlantina, il modo di parlare, varie cose, però comunque volevo stare tranquilla e tenere questa parentesi aperta perché c'era la pandemia di mezzo e non mi andava comunque di lasciare niente al caso. Sta di fatto che mi hanno chiamato e praticamente siamo andati la scorsa settimana o due settimane fa per la prima visita, ed effettivamente la dottoressa ha detto non è tanto un problema di eventuali ritardi nel intellettivi, diciamo, insomma sapete di cosa parlo, ma è il fatto che la bambina ha preso delle abitudini sbagliate nel parlare. Non è detto che debba fare logopedia perché comunque si vede che è una bambina tranquilla che apprende tutto, però è probabile che una decina di sedute così si dovrebbero fare per correggerli un po' questi errori nel parlare appunto. Siamo ritornati oggi perché doveva fare un test con i punteggi, quei test che fanno con i bambini per vedere il livello di apprendimento, insomma queste cose qua che io non so neanche dirvi bene perché non sono assolutamente esperta. E niente, quindi Asia non l'ho mandata a scuola. Adele praticamente da ieri sera era con raffreddore, quindi oggi assolutamente non l'ho mandata. Cristiana entrava a luna, quindi siamo riusciti a darci il cambio. Io ho portato Asia a questa visita, Cristiana è rimasto con Adele e poi sono rientrata io con la bambina e lui è andato a lavoro.
Quindi ragazze, questo vlog come sempre si è sviluppato in più giorni, in una fascia temporale molto molto lunga. Io adesso sono vestita completamente casalinga con la mia felpona di Lidl, comprata alla Lidl, che oltretutto mi sta enorme. Faccio un caffè e niente, sicuramente mi rilasserò tutta la sera perché non ho voglia di fare niente. Domani ho intenzione di girare un nuovo video. Questo qua lo editerò direttamente stasera e domani. E niente, vi ricordo come sempre di seguirmi nelle due pagine Instagram, una che riguarda il canale Gabrizom e l'altra che riguarda il mio lavoro da incaricata Arix, ma comunque anche la mia vita in generale. E vi lascio come sempre il link nell'info box. Quindi ragazze, grazie per avermi fatto compagnia anche in questo vlog che riguardava principalmente il compleanno di Asia. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao! I'm coming.